Bentornati amici, sono Cocore91, siamo sul quarto episodio di Battlefield Hardline. Andiamo a prendere tutti i collezionabili e adesso andiamo a gustarci il riepilogo dell'ultima puntata. Sempre se parte. Parti? Parti? Non parte? Ok, partita. Nelle puntate precedenti. Gli aerei decollano, la droga viene lanciata. Chi gestisce tutto questo? Di uno stronzo che si chiama Remy Nance. Nance, getta a terra la pistola. Accetto l'accordo. Tu, Stodd, è tutto vostro. Si stava arrendendo. Lascia stare, partner. Prima che arrivi la scientifica. Sì, ma... No, certo, vostro onore. Non sono d'accordo con la sua valutazione dei fatti. Capisco. Grazie per la sua disponibilità. Era l'onorevole Naomi Kushner. E che cosa ne pensiamo del giudice Kushner da queste parti? È una liberale. Beh, il giudice non mi permetterà di agire senza mandato contro i soci di Nels. E così va bene. Siamo in guerra, facciamo la guerra. Capitano. Mendoza, noi tre siamo un consiglio tribale. E so benissimo che abbiamo problemi con uno dei membri della nostra tribù. Non ha preso i soldi. Mi stavate mettendo alla prova. Dovevamo sapere se potevamo fidarci di te. La tua partner ha sempre detto che eri un tipo affidabile. Ora, hai detto che Nels stava parlando di un accordo con Stoddard. Sì, esatto. Torna all'ufficio di Nels e trovami qualcosa da portare agli affari interni. Capisco che c'è una tempesta in arrivo, detective, ma non c'è tempo. Sì, signore. Scientifica è già stata qui. A che serve? Loro non stavano cercando prove contro Stoddard. Senti, se troviamo qualcosa, andiamo subito da Dose. Se questo arriva agli affari interni, neanche Dose potrà farci niente. Tu ti fidi di Dose, giusto? Se Stoddard cade, cadiamo anche tutti noi. Stoddard è marcio, lo sappiamo tutti e due. Io ti copro da qui. Tu entra e trova le prove che ci servono per incastrarlo. Volentieri. Un'occhiata intorno all'edificio e ero visto fra la spazzatura. Buona idea, ma resta in contatto. Perfetto, quindi siamo tornati in questo fabbricato. Amici al E dipartimento. andiamo a vedere un po' tutti i collezionabili. Speriamo Tanto qui che non abbiano fatto vibra, sparire qualche prova. quindi ci sarà, eccolo qua. Tanto sblocco nuove armi. Andiamo a salire. Tra l'altro, livellare è veramente semplice. Sono già a un livello elevato, non avendo fatto quasi nulla. Anche perché sto giocando a livello veterano, quindi probabilmente l'esperienza si accumula più velocemente. Tanto qui c'è una scena del crimine, vediamo se mi fa individuare qualche cosa. Qui no, qui neanche. Ah, ok, quindi è giù. Vediamo. Qui neanche. Proviamo a cambiare stanza. Ecco, qui vibra, quindi ci stiamo avvicinando. Eccolo qui. Perfetto. Vibra pure qui. Ecco qui. Questo
questa mascotte. Una prova. Saliamo. Anche qui vibra, quindi c'era qualcosa, ecco. Vediamo questo quadro sospetto. Di poter individuare il codice. Bingo. Polizza assicurativa di Remy Nels, registrazione 1, venerdì 14 agosto, sera. Devo incontrare Stoddard. A quanto pare riusciremo a raggiungere un accordo che soddisfi entrambi. Pensavo se... Stoddard, ti ho beccato. Kai, ho trovato qualcosa. Adesso scendo. Ok, possiamo levare le tende. Torniamo fuori. Sempre se ci riusciamo, perché è un po' caotica la questione. Ecco qui, perfetto. Scendiamo, scendiamo. Tanto lì mi segna ancora quella lente di ingrandimento. Ah, mi ero dimenticato di scansionare la borsa. L'avevo inquadrata ma non l'avevo scansionata. Perfetto, allora ora possiamo, credo, uscire. Cos'hai trovato? Nels e Stoddard, registrati. Ora abbiamo qualcosa di serio da dare agli affari interni. Remy nascondeva i soldi da qualche parte. Scommetto che li sta cercando anche Stoddard. Guarda lì. Questo cos'è? Ah, non ne ho idea. Ho cercato su internet. L'unico posto di Miami in cui vendono questa robaccia si chiama Domo Roboto, nel centro commerciale di Palm Court. Non ci nasconderebbe mai i suoi soldi. No, per questo ho l'indirizzo del magazzino. Vale la pena farci un salto. Ok, obiettivo completato. Dobbiamo andare in questo magazzino, quindi. Se vuoi un consiglio, non entrare dalla porta principale. Se Stoddard esce senza di me, pensa al peggio, ok? Lo faccio sempre. Andiamo a incastrare questo Stoddard. Scansioniamo un po' di gente perché è sempre meglio avere tutto sotto controllo. Tanto lì c'è un ricercato. Se si inquadra, perfetto. Qualcun altro. Andiamo all'arrembaggio, anzi no, cerchiamo di non farci vedere. Perché c'è cioè, un semicecchino. Piano piano, tanto non rientriamo nel cono di la sua visuale. No, ho sbagliato, cavolo. Volevo prendere il telefonino, invece ho premuto il tasto sbagliato, ho sparato. Codice 3, codice 3, agenti a terra. Dai, riproviamoci. Andiamo un po' più spediti adesso, dai. D'accordo,
Restiamo in contatto. Gli uragani hanno un tempismo di merda. Ok, non ci hanno notati. Siamo accovacciati, dai, piano piano, senza destare sospetti a nessuno, senza attirare l'attenzione. Perfetto, prepariamo il distintivo perché... Ok, non sparate, ok, bravi, bravi, perfetto. Ok, a posto. Adesso cerchiamo di ripulire un po' la questione. Disattiviamo l'allarme e vediamo un po' cosa fare. Allora, mi sa che bisogna salire. Sì, infatti, ecco. Andiamo piano piano perché... Questo posto sembra chiuso. C'è... C'è gente sul tetto, quindi andiamo piano piano. Allora, vado da sinistra. Tanto quelli lasciamo lì. Andiamo da sinistra, dai. Lì ce n'è uno. Però non dovrebbe vederci, dai. Perfetto, dai. Andiamo ora. Allora, dove bisogna andare? Proviamo ad andare da questo lato che... Non sappiamo quanti sono là dentro. Infatti non sappiamo quante ce ne sono, andiamo... Da questo lato che sembra non esserci nessuno. Piano piano. Fermo lì. E ora? Guarda dov'è. Fermo. Ecco qui. Adesso dovremmo scendere, sì, ecco, infatti c'è il pallino. Forse si può entrare da quella porta. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Quando trovi Stoddard, fallo parlare. Se siamo fortunati, si tradirà. Siamo dentro la fabbrica. Ragazzi, la vostra erba non mi interessa. Tanto tra due anni sarà legale. Quello che voglio sapere è chi di voi ha preso i soldi di Nels. Ci ha promesso lui quei soldi, stronzo. Vabbè. Da ieri sono il vostro nuovo capo. Sapete cosa significa? Cosa diresti se avessi lavorato un caso e poi arrivasse uno stronzo e provasse a prendersi tutto il merito? Beh, direi... parliamone. E quindi, parliamone. Che ne dite? Ha appena portato alcuni tizi di sotto. Ok, seguilo. Allora, qui vibra, quindi bisogna marcare. Ok. Cambiamo un po' l'arma perché mi sembra che con una sola pistola non si va molto lontani. Vabbè, anche fucile a canne mozza non è niente male comunque. Vabbè, proviamo questo.
Andiamo a pulire un po' la zona. Che voce. Mi scusi, posso assaggiare il suo sciroppo d'arancia? Fermo! Dove sei? Sei matto? Continuiamo ad arrestare imperterriti. Tanto quello lì è confuso. Fermo lì. Ma non lo arrestiamo, tranquillo. Ne rimangono due. O tre. Tre. Sì, fammi fare prima questi due. Ehi, hey Francis, sono Kevin. Oh cazzo. Qui. C'è un altro. C'è un altro che sta arrivando. Ah, ok. Bene. Ora dobbiamo prendere, o meglio, dobbiamo marcare i due post-it che si trovano, vediamo dove siete. Allora, innanzitutto questa scatola. Poi ci deve essere una stanza dove poter entrare. Non è da questo lato. Sono predritti. Sì. Ok, lì. Perfetto. Ok, vibra, quindi ci stiamo avvicinando. Ok, uno è andato. L'altro dovrebbe essere sempre in questa stanza, sì. Vediamo un po'. Ah, ok. Dovrebbe essere qui. Eccolo. Perfetto, affari interni. Benissimo. Allora, proseguiamo, dai. Va bene. Battle pack argento. Apriamo con il nostro fidato piede di porco. Ok ragazzi, da ora in poi vi faccio vedere un po' il gameplay. Quindi ci vediamo alla fine del video, dai. Fermo, non muoverti. Sembra un terminale di sicurezza. Serra illegale. Ed ecco Stoddard. Per me le piante vanno solo mangiate. Fermo lì!
Stronzo! Sei in arresto! Ho notato qualcosa da queste parti. C'è qualcosa. Fermo lì! Non ho niente. Sei in arresto. Credo che Stoddard stia spiegando come andranno le cose. Gli sbirri corrompono i federali. Noi spostiamo la droga. Gli sbirri si tengono i soldi. Noi ci prendiamo i rischi e loro si beccano i bottoni. Facevamo il vecchio cartello. L'economia della droga è piuttosto semplice. Fermo! Mani in alto! Attenzione! Non ho niente! Cazzo! Strano trovarti qui. Ora metti giù la pistola. E se la metto nella fondina? Butta quella cazzo di pistola! Nick, perché non ne parliamo? Nick, sto seguendo quegli stronzi. Negativo, non attaccarli. Nick. Scopri dove stanno andando. Nick. Che cazzo succede? Niente, niente di cui preoccuparsi. Non puoi arrestarmi se crepiamo tutte e due. Dalle palle. Sparategli! Questi stronzi stanno bruciando l'attività di Nelson. Davvero? Chissà come mai! Lo vedete? Cazzo, forza! Forza, forza! Parcheggiato sul retro. Nick, di qua! Giornata a Miami. Dai, dove sei? Albert! Sei al centro commerciale? Credo stiamo andando. No, cazzo! Kai! Vieni qui, ora! Kai! Sembra abbia bisogno d'aiuto. Vaffanculo, mi potevo arrestare. Basta, Mendoza. La tua madre è in grossi guai e noi dobbiamo aiutarla. Avanti, la mia auto è qui. All'interno del centro commerciale. Andiamo a prenderla. Nels di solito piazzava degli uomini al centro commerciale, per ogni evenienza. In più ci sono i tipi che Kai stava inseguendo. È tutto il casino che ne deriva. Non sarà facile. Lei è la mia partner. Ah sì? Era il mio lavoro. Anche tu avresti fatto lo stesso per me. Andiamo e basta. Mani in alto! In alto! Ehi, ehi!
Non ho niente. Ho quell'altro nel mirino. Fermo, polizia! No! No! Polizia, fermo, ora! Figlio di puttana! Fermo, ora, polizia! Ma che cazzo? Ok, Mentos, troviamo la tua parte. E poi ti porto dentro. Vai come ti pare. Kai è al centro commerciale, ha bisogno di noi. Nick, la postazione di sicurezza. Controlla i film. Qualche risultato? Scherzavi a proposito del personale. Non si può dire che Nels non abbia creato parecchi posti di lavoro. Nels ha questo negozio di giocattoli giapponesi. Immagino che ci tenga dei soldi. Kai! Kai, ti sento a malapena! Non so cosa ha detto, ma non suonava bene. Mani in alto! In alto! Sì, sì. Nessun problema. Fermo! Resta dove sei! Sì! Tredici, sospetto vicino alla tua posizione. Fermo! Mani in alto! Sì, sì. Nessun problema. Non ti muovere, polizia! Sì, sì. Fermo, polizia di Miami!
Fermo! Sì, sì. Fermo, sei in arresto. Sì, sì. Vai alla sala della sicurezza e cerca. Nick, Domo Roboto! È il negozio di Nelson! È pieno di clienti! Stavo pensando, li ho addestrati entrambi. Finisci la stota! È quasi poetico, non trovate? Già, ma non ti ci abituare. Appena usciamo da qui ti portiamo dritto agli affari interni. Forse il mio avvocato è meglio di quello che pensi, Mendoza.
Guardatevi intorno. Ehi! Prendetelo! Attenzione! Allora, Nick? Sergente Carl Stoddard, hai fottuto diritto per una volta nella vita, cazzo, di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirai potrà essere usato Mendoza, contro di te in tribunale. Così. Capitano, qui c'è tutto quello che deve sapere. Oh. Fammi indovinare. Ha scatenato questa guerra di droga. Ha messo una banda contro l'altra per eliminarle tutte. Tutte tranne la sua, signore. Ho molte prove che collegano Nels ad un detective corrotto di Miami. Ma niente di schiacciante. Speravo che trovassi l'ultimo tassello, quello decisivo, e l'hai trovato. Grazie. Ma che cazzo? Nick, voglio che tu lo sappia. Grazie per avermi salvato il culo stanotte. Molte grazie davvero. Fanculo. Nick, no! Kai. Gli affari interni troveranno dei soldi a casa tua. Per la precisione, $33,000. La cifra esatta dell'ultimo trasferimento di Nels. Ovviamente la domanda è che cosa ne hai fatto del resto dei soldi? Ma che cazzo fai? Kai ti ha aiutato. Più di una volta. Perché non hai preso i soldi e basta? Si tratta di questo, allora. Noi ci abbiamo provato. Ero certo che avremmo potuto lavorare bene insieme. Ma no. Tu hai voluto fare il buono a tutti i costi. Vero? Stupido ragazzino. Perfetto, quindi abbiamo capito un po' la storia, soprattutto l'inizio del fatto di essere corrotti, eccetera, eccetera. Ragazzi, continuate a seguirmi, mettete un bel mi piace, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!